Salve ragazzi, io sono Proge e questa è Diatriba Clan. Come potete vedere, quest'oggi sono in un nuovo gioco che è Urban Ravels. Questo gioco ci sarà in pianta stabile sul canale. Sto cercando anche di attrezzarmi per portare Raval Kingdoms. Naturalmente continuerà sempre Clash of Clans, ma ho deciso di mettere anche questo, diciamo, nuovo gioco che mi sono installato perché lo ritengo veramente molto carino. Sono livello 8, ho iniziato naturalmente da poco, precisamente da ieri, ed è appunto un gioco di carte. Si chiama Urban Rivals, e ci sono 33 milioni di giocatori e al momento 1970 in linea. Naturalmente c'è l'applicazione sia per per Windows, sia per Google Play che per App Store, e c'è anche naturalmente il sito, l'applicazione desktop, che è pressoché simile a quella che è l'applicazione per cellulari, tablet, chi più ne ha più ne metta. Ma andiamo adesso a scoprire il nostro gioco. Questo naturalmente è un gioco di carte, quindi abbiamo un deck dove appunto possiamo collezionare le nostre carte, e come potete vedere in ogni carta c'è questo simbolo che indica la potenza, che è 4, questo simbolo che indica il danno, che è 5, i vari poteri e dei bonus che hanno le nostre carte. Poi leggendo tutte le descrizioni possiamo andare a leggere quello che è. Per esempio, il bonus: se Jungo vince il combattimento all'inizio del turno successivo, il giocatore che controlla Jungo riceve 2 punti vita. Tra l'altro ci sono anche i pills, appunto della vita, che andremo a vedere poi nella simulazione di un combattimento. Se fate attenzione alla carta, qui in alto a sinistra c'è un simbolo che indica il clan di appartenenza. Naturalmente se usate tutte le carte dello stesso clan avrete dei bonus, e naturalmente qui si trovano comunque tutte le regole, tutte le cose che volete sapere riguardanti al gioco. Io non sono per nulla un esperto di questo gioco, avendolo iniziato da poco, ma andiamo a vedere come funziona partendo da una simulazione di combattimento. All'inizio è tutto spiegato bene in italiano. All'inizio conviene fare modalità classic, cercando i giocatori, vedete, vi cerca giocatori di un livello simile al vostro, oppure fra nel training se non vi trova il match. Proviamo a vedere se ci trova il match e vediamo un po' come andrà a finire. Probabilmente non lo trova, ci sono troppi pochi giocatori al momento online per trovare il match, ma quindi ci butteremo su quello che è il training. Andiamo sul training. Eccoci qui, combattiamo. Si può far parte in dei gruppi chiamati delle guild. Dentro le guild ci si può affrontare tra di voi e così via. Ancora devo scoprire bene come funzionano in tutto e per tutto. Ci andiamo a scontrare contro il livello 14. È un combattimento a turni. Adesso tocca a me, lui risponderà, poi toccherà a lui e io risponderò. Vengono scelte 4 carte a caso dal vostro deck. Io adesso provo a mettere dentro Cheryl e provo a vincere subito al primo match. Vedete, i pills qui li uso per aumentare il nostro attacco. Il nostro attacco adesso va a 30. Se uso la Fury mi dà più 2 di danno. Lui naturalmente non vede quanto sto aumentando il mio attacco. Lo metto a 36, voglio essere abbastanza sicuro. E spero di vincere questo attacco, sperando che lui non diciamo droghi di pills la sua carta. Andiamo a vedere un po' Valshonan che strategia vuole usare. Naturalmente adesso non ci sto troppo a pensare, perché voglio spiegarvi velocemente il gioco. Poi magari quando sarò anche io più esperto andremo a fare delle battaglie più interessanti, andremo a vedere delle tattiche, a studiarci delle cose. Come previsto usa Shigo e probabilmente lo potenzierà di molto. 32 contro 36, fortunatamente ho aggiunto, gli vado a infliggere 8 punti di danno. Come potete vedere la nostra potenza era maggiore, quindi gli andiamo a infondere il danno. Inoltre il nostro potere gli regala 3 pills.
Ottimo, adesso sarà quindi al suo turno, vediamo cosa decide di usare. Intanto stiamo andando avanti in delle sfide. Vediamo un po'. Io prevedo che usi Gerard per recuperare subito qualcosa e gli dà anche due punti vita in più, quindi se usa Gerard lo dobbiamo battere per forza. Vediamo un po'. A 7 punti vita io al momento 15. Ah no, usa Bors, che gli dà comunque 2 punti vita. Vediamo un po', contro Bors io posso usare, proviamo con Winston lo carichiamo al massimo e puntiamo, vediamo un po' se questa tattica è vincente. Naturalmente non l'ho pensata molto, quindi molto probabilmente non si rivelerà neanche vincente. Andiamo a colpire noi, andiamo a far danno, gli togliamo questi 2 punti vita. E per adesso siamo a 15 punti vita noi contro i suoi 5 punti vita. Adesso il turno è il mio. Probabilmente lui Gerard, vediamo un po' contro chi lo userà. Probabilmente contro Ludmilla. Non lo so, comunque andiamo con Vanzara, tanto adesso non possiamo fare più di tanto, perché le nostre tattiche naturalmente sono state svelate. Adesso deve scegliere lui il miglior modo per vincere, per riuscire a vincere se ce la fa. Sinceramente non mi sono fatto troppi conti, quindi non so bene se ho già vinto oppure se mi sono praticamente suicidato. Andiamo a vedere. Vabbè, adesso lui probabilmente darà tutti la Fury, che gli dà un aumento di attacco. Ah no, non mette la Fury, infligge 4. E vado a 11. Però, vabbè, sì, lui intanto sale di punti vita naturalmente. Quindi lui alla fine avrà altri 2 punti vita, andrà a 9, infligge 5. Sì, probabilmente ha vinto lui. Andiamo a vedere Gerard, che era la carta più temibile. Sì, queste abilità dei suoi personaggi sono molto forti, che gli danno 2 punti vita in più. Probabilmente devo cercare di batterlo su quelle. E sono stati fatali, eccolo qua. Vince lui, 9 a 6, abbiamo perso. E nulla. Comunque, le nostre carte intanto accumulano esperienza che gli bloccano le stelle. Gli sbloccano le stelle, e le stelle appunto ci danno le abilità. Possiamo inviargli naturalmente un messaggio a fine partita. Quindi direi che è tutto fatto molto abbastanza bene. E qui c'è la possibilità di fare un torneo. Accumula più punti in un'ora e naturalmente come premi ci sono cleans, crediti e token. Ricordo, con i cleans andiamo a fare le aste per comprare le carte, mentre con i crediti andiamo a scartare i pacchettini per ricevere appunto delle carte casuali. Poi c'è la modalità arcade molto carina e la modalità solo, ancora non l'ho provato. Poi quando aumenterà il nostro livello si sbloccheranno altre modalità. Quindi ragazzi, direi che per questa video è tutto, spero che questo gioco vi appassioni. Se qualcuno lo conosce, naturalmente mi scriva nei commenti, mi dia qualche consiglio, oppure se ha una gilda magari posso anche venire da lui. Direi che per questo video anche è tutto, ricordo che naturalmente Clash of Clans tornerà il più presto possibile. Cercherò di mettere Ark e Rival Kingdoms, anche se adesso ci sono dei problemi perché il gioco è abbastanza pesante, ma direi che è tutto. Un saluto dal Proge. Ciao!